Ciao, bentrovati. Oggi con questo video voglio portarvi a scoprire una piccola oasi verde con un bel panorama sul fiume Chao Phraya. Siamo 10 minuti a piedi da Khao Sam Road, per farvi capire dove mi trovo. Sono praticamente a fianco del molo sul fiume Chao Phraya che si chiama Atit, che è il molo di riferimento per chi soggiorna in quest'area di Bangkok e volesse spostarsi via fiume. Ma ho dedicato un video tutorial proprio a questo argomento, su come spostarsi via fiume a Bangkok, quindi magari se vi interessa andatevelo a guardare. Vi dicevo, mi trovo in questo piccolo parco di appena 3 ettari, che la cui costruzione è stata ultimata nel 1999, laddove un tempo sorgeva un'antica fabbrica per la raffinazione dello zucchero. Il parco si chiama Santi Chai Prakan Park. Ve lo faccio vedere il nome, ve lo inquadro così vi ricordate meglio. E questo parco ha varie cose interessanti. Prima fra tutte questo forte, che è stato anch'esso di recente ristrutturato ed è uno dei due ultimi fortini a pianta ottagonale così fatti, che furono costruiti durante il regno del re Rama I. E ne fece costruire 14, erano dei forti per il controllo di punti strategici della città e fungevano anche da deposito per munizioni. Ha una forma ottagonale, una pianta ottagonale, e si trova all'interno di questo parco. Quest'area verde a mio avviso è molto piacevole, soprattutto la sera, magari all'imbrunire, a partire diciamo dalle 5. C'è una bella vegetazione, ci sono degli alberi centenari al suo interno. Vi ricordo, come dice il cartello qui ben in evidenza, che all'interno del parco non si può né fumare né portare bere alcol, come in molti parchi pubblici di Bangkok. Sto entrando nel parco. La struttura che vedete davanti a me fu costruita per festeggiare il 60esimo, se non vado errato, anno di regno dell'attuale re Rama IX. Vedete, ci sono dei giardini ben curati. C'è molta vegetazione, c'è chi viene a fare una passeggiata, chi a meditare, chi a leggersi un libro, e c'è una bella vista peraltro sul fiume Chao Phraya. Ci sono alberi come questo che sto inquadrando qua giù davanti a me, che hanno più di 100 anni. Guardate quanto è bello. E da qua c'è una terrazza sul fiume. Dalla quale si intravede in lontananza uno dei ponti più importanti di Bangkok, che è il Rama Bridge, il ponte di Rama. Eccolo laggiù, il ponte collega le due sponde del fiume, ce ne sono naturalmente anche molti altri.
per raggiungere questo grazioso parco non dovete far altro che venire, è la stessa strada che poi porta al Pierre Atit, al molo, uno dei moli, dei tanti moli disseminati lungo il Chao Phraya. Laggiù vedete meglio il forte. Un altro albero maestoso, bellissimo. Spesso la sera, dopo il tramonto, qui in questa piccola piazza, è possibile vedere gruppi che fanno aerobica, ballano, cantano proprio qui davanti, fanno ginnastica. Quando il caldo allenta un po' la morsa qui a Bangkok, oggi è veramente caldo, saranno 34 gradi e oltre. Sul lato del parco c'è un canale che si diparte dal fiume, ci sono delle case pittoresche, un po' particolari, tipo delle palafitte. Vedete laggiù la casa azzurra, celestina. Qua c'è un ponte che attraversa questo piccolo canale, e là proprio davanti a me c'è una guest house, un hostel, un ostello. Qua ci sono delle bancarelle che vendono qualche frutta, qualcosa da mangiare, gli immancabili noodles, bibite. Attraverso il ponticello sul canale, qui l'accesso è quasi privato, vedete c'è che qua giù un cancello, ci sono queste due simpatiche guest house, avranno dei dormitori sicuramente, molto colorate, hippie. Poi la vita tranquilla lungo questo canale a ridosso di questa oasi verde, e dall'altro lato del parco c'è una piccola passerella che conduce, è una via alternativa che conduce direttamente al molo Atit, che vi ripeto è il molo di riferimento qui a Bangkok per chi soggiorna nella zona di Khao San Road. Qui c'è sempre un presidio fisso di polizia, vedete laggiù sotto il gazebo che controlla un po' il parco. Quindi mi raccomando, non fatevi sorprendere a fumare o a bere all'interno di questo parco, a bere alcolici intendo, perché potrebbero multarvi. Questa è la struttura che vi dicevo prima. Qua c'è un giocoliere che si allena all'ombra. Si allena con i suoi birilli. C'è una bella atmosfera, potrebbe essere un bel punto dove fermarvi magari all'ombra di un albero a bervi qualcosa, a leggere un libro o anche semplicemente per fare uno stop, per riposarvi. Ecco, e qua giù in fondo ci sono le scalette che conducono al molo Atit,
da dove poi partono tutte le Chao Phraya Boat, Express Boat, che solcano le acque di questo fiume dalla mattina alla sera, trasportando sia turisti ma anche e soprattutto pendolari che utilizzano questo sistema di trasporto, al quale vi ricordo dedicato un video tutorial, per spostarsi da un punto all'altro della città. Bene, per questo video credo che a questo punto sia tutto. Io vi saluto, continuate a seguirmi su youtelandia.it, il primo blog interamente dedicato alla Thailandia, a Terra del Sorriso e a Bangkok. Il fiume, il ponte e il lento scorrere delle acque del Chao Phraya.